tridimensionale fantasy, video, che lega appunto il videogames, il fantasy e poi anche questa sorta di grande condottiero, no? Che vedo appunto addirittura una corona d'alloro, ricorda un po' il Cesare romano, quindi mette insieme la tradizione romana con il, questo personaggio fantascientifico e questo Trump così appunto accigliato che vuole addirittura conquistare lo spazio, conquistare Marte. E questi Space Marine che sono a metà strada fra dei super soldati fantascientifici e monaci cavalieri medievali, quindi mette insieme un po' varie iconografie diverse per ecco qui probabilmente è uno dei figuranti con queste grandi, con questa grande armatura. È molto suggestivo, il carro è costruito tutto praticamente sul grande mascherone centrale, non ci sono divagazioni esterne, è un soggetto principale imponente che ora sto vedendo si muove appunto girando su se stesso ed è molto curato nell'aspetto appunto della coloritura dell'armatura e molto spazio viene dato anche appunto ai figuranti che poi rappresentano questi Space Marine. Di Trump tra l'altro ha tolto proprio l'espressione sua, quella più frequente che vediamo anche in televisione. È una rispetto per esempio al carro che abbiamo visto Trump che va sulla luna, no? Che era sornione, che era molto appunto più fattuto, questo è un Trump minaccioso, è un Trump che guarda verso il futuro ma con un'aria molto seria, molto minacciosa se vogliamo. E anche qui lo studio della caratterizzazione del volto fa parte poi della capacità e dell'abilità del carrista di cogliere questi aspetti, no? Uno piuttosto che un altro di questo personaggio così particolare. E anche qui vediamo, muove gli occhi, sembra che scruti appunto fra la folla con quest'area un po' di saccenza, di superiorità, di sfida, no?